Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di Echo Pike 7 3G. Parliamo di tablet, un tablet 7 pollici, ma che ha anche un modulo telefonico funzionante completo 3G e ben due SIM. Andiamo a vedere come se la cava. Cominciamo subito quindi ad andare ad integrare un po' di informazioni che abbiamo già visto nell'unboxing, che vi invito ad andare a rivedere per le dimensioni e le caratteristiche principali. Devo aggiungere però che abbiamo a bordo 1 GB di RAM e il processore è un MediaTek 8312 dual core da 1.3 GHz Cortex A7, che le due camere sono quella anteriore VGA e che quella posteriore è da 2 megapixel, entrambe a fuoco fisso. Andiamo a parlare ora di ergonomia di questo Echo Pike 7 3G. Allora, come tutti i tablet 7 pollici si tiene abbastanza bene in mano, non vi sono problemi di sorta. Lucido il posteriore, patisce come potete vedere un pochettino le ditate, ma comunque questa rotondità fa sì che la presa sia sempre abbastanza salda. Oltre l'autonomia vi dico, oltre l'ergonomia scusate, vi dico che i tasti non sono sulla cornice ma sono su display, come potete vedere. E adesso sì, parliamo di autonomia che è davvero molto variabile. Se lo usiamo come tablet con magari una sola delle due SIM all'interno, si riesce a fare la giornata di uso da tablet decisamente bene, senza problemi. Se invece cominciamo a mettere le due SIM e a utilizzarlo anche eventualmente per chiamate o SMS, scusate, e l'autonomia cala molto rapidamente. D'altronde i 3000 mAh devono comunque alimentare sì un processore a basso consumo e un display non così luminoso, poi andremo a vedere bene, ma comunque sempre una diagonale di 7 pollici e sempre un dual core con tutte le applicazioni in push del caso. Andiamolo subito quindi a vedere questo display. Avviamo la nostra applicazione di test. Vi dico che il display è un pochettino sottotono, potete vedere la gamma cromatica come non sia proprio bella luminosa a livello di colori. L'angolo di visione comunque è buono, vi faccio vedere nello specifico i vari colori. Vedete, il rosso è un pochettino rosato, il verde non è male, così come il blu, belli i bianchi, il grigio normale e il nero in effetti non è così male, anche con la luminosità al massimo che purtroppo non è così elevata, e non abbiamo tendenze, grandi tendenze al grigio. La luminosità automatica funziona bene, ma sotto il sole questo display si fa fatica a visualizzare tutto quello che si deve. Ma avendo un'ottima parte telefonica dual SIM, andiamo dunque a provare a effettuare una chiamata con questo tablet. Suona un po' strano, ma così è. Chiamiamo il 187 e andiamo a vedere come si sente il via voce. Ricerca rapida in rubrica. Possibilità di registrare. Allora, volume del viva voce piuttosto potente e gracchia più il risponditore automatico che non in realtà l'altoparlante, che non ha una bruttissima qualità. Il volume potrebbe essere più alto, comunque si sente sempre bene. Dalla capsula auricolare invece abbiamo davvero un ottimo audio, nonostante sia strano appoggiare all'orecchio un tablet per telefonare. L'audio devo dire che è assolutamente soddisfacente. Anche il microfono, che tra l'altro vi faccio vedere, è incastonato in questa piccola fessura, non so se riuscite a vederla qua in corrispondenza del mio dito. Purtroppo non c'è molta luminosità nella stanza oggi perché fuori c'è un bel temporale e quindi mi scuso per la scarsa qualità video. Dopo la qualità chiamate andiamo a vedere gli SMS, perché anche questi vengono gestiti bene. Per SMS intendo, vediamo soprattutto la tastiera. Proviamo a scrivere una nostra frase.
Allora, io ho fatto errori perché devo comunque tenere le mani arcuate a causa del cavalletto della telecamera. Comunque, la tastiera e la reattività del touch sono davvero buoni, si riesce a scrivere molto bene con questo tablet e anche la diagonale, nonostante le mie mani piccole, come vedete i pollici riescono ad arrivare su tutta la tastiera. Quindi parte SMS che tra l'altro se avessimo attivato da qua in alto, scusate, da qua una chiedi sempre nelle due SIM ci avrebbe dato la possibilità di scegliere con le due freccine con quale delle due SIM inoltrare l'SMS, e comunque promosso e tutto funziona come deve funzionare. Andiamo alla parte email. Oggi client mail purtroppo di Android 4.2.2 che trova come sempre l'handicap di non poter effettuare il pinch out, ma che funziona bene come tutti i client mail di Android stock. L'email non ha problemi di sincronizzazione, qui potete vedere l'interfaccia che non è praticamente personalizzata da eCore in questo caso. Dopo le email parliamo di browser web. Browser web che su questa generazione di MediaTek funziona decentemente, anzi direi bene. Apriamo il nostro sito. Ricordo che i processori octa-core di nuova generazione avevano problemi a renderizzare il nostro sito, a renderizzare i banner. Problemi che, scusate, ho aperto per sbaglio Google Now facendo lo swipe in alto come avete visto dal tasto home. Problemi che su questo MediaTek dual core non ci sono. Sì, non è un fulmine questo processore, però permette una navigazione più che dignitosa. Abbiamo anche, come vedete, la rimpaginazione del testo con il doppio tap. Andiamo a provare un sito ancora più pesante, quello del Corriere della Sera. Intanto forse è il caso che la luminosità la abbasso un pochettino per adeguarmi alle condizioni ambientali. Tra l'altro si è caricato il Corriere della Sera. Qua potete vedere come anche in questo sito pesante, ecco, ovviamente in prova video ci smentisce, no, in realtà ci mette solo un attimo per renderizzare il testo tra un'immagine e l'altra, ma guardate davvero quanto è carica questa pagina, possibilità di richiedere il sito desktop e tutte le possibilità date dal browser stock di Android. Per quanto riguarda la navigazione web, quindi con i suoi tempi si riesce a fare tutto senza problemi. Qui il tasto multitasking, vi faccio vedere anche come è fatto, intanto che andiamo a liberare un pochettino di memoria per non sovraccaricare il lavoro di questo tablet, della RAM di questo tablet. E dopo il browser web vi parlo di fotocamere. Ecco, parte fotografica decisamente sottotono in questo tablet. I 2 megapixel non sono molti, a parte la definizione, anche la qualità è un po' quella che è. Andiamo a vedere la velocità di scatto che c'è, e come vedete non abbiamo possibilità di mettere a fuoco a nessun modo. Qui vi faccio vedere le impostazioni generali della parte fotografica, qui quelle della parte relativa alla fotocamera. Abbiamo anche la possibilità di acquisire un file voce durante lo scatto. Qua le dimensioni della foto, come potete vedere, e il fatto di poter scegliere tra 4 terzi e schermo intero. Faccio vedere anche le impostazioni dei video, come abbiamo la possibilità di scegliere solo la qualità video che anacronisticamente vengono girati a 1080p, ma con una qualità che poi andremo a vedere e che potete vedere nel filmato di test su YouTube. Per quanto riguarda le foto, vi stavo dicendo, andiamo a vedere i risultati degli scatti. Questa è la macro appena scattata, come potete vedere la qualità soprattutto in basse luci è veramente scarsa. Scusate, vado a rispondere al telefono e ci sentiamo tra poco. Eccoci di ritorno, vi stavo parlando dunque di qualità fotografica, scusatemi per l'interruzione. Ecco, i 2 megapixel si vedono, io cerco di fotografare sempre questa macchia di alberi per farvi vedere quanto riesciamo a distinguere tra gli alberi. In realtà dopo i primi piani non si distingue praticamente più nulla, però i primi piani diciamo che se la cavano. Guardate anche questa macro, ci sono fotocamere peggiori in effetti per un tablet,
che comunque è una camera da tablet. Vabbè, in interni non usatela perché non ne vale assolutamente la pena. Giusto per qualche foto al volo, così con tanta luce e con diciamo primi piani di foto. Torniamo dunque a parlarvi, ritorno dalla fotocamera in questo caso per farvi vedere anche la camera frontale, che è una VGA. Non merita grandi menzioni, se potete non usarla, anche qui è meglio, usatela solo per le videochiamate. Vi faccio vedere intanto i risultati dei video che vi dicevo. Tanto sentite l'audio. Core Bike 7 3G che sta girando questo video. Allora, video che hanno una grave tendenza al rosa, scattano e non sono assolutamente di qualità buona a livello di video. Però è molto buono l'audio catturato dal microfono. Si sente davvero bene. Poi provate a sentirlo da computer quando vedete le nostre prove. Dai video girati dal tablet andiamo a vedere i nostri video di test che prendiamo dalla galleria. Intanto avete visto anche come l'interfaccia ruota. Partiamo subito da quello più pesante, dal 1080p. Guardate, fluido. Purtroppo i colori non sono molto belli. Anche in questo caso, come potete vedere, non male invece i contrasti. Lo faccio riandare. Vedete lì il nero, anche qua palette colori che rispecchia la qualità generale del display. Come avete visto, riproduce in 1080p senza problemi, vi dico che riproduce anche gli MKV senza problemi e riproduce senza problemi anche i DVX, a patto che non abbiano un codec AC3 per l'audio, come nel nostro caso, perché in questo caso l'audio non verrà riprodotto. Dai video andiamo a parlare di parte gaming. Vediamo cosa aspettarci da questo processore dual core. Vediamo un attimo i tempi di caricamento per cominciare, che devo dire sono buoni. La sfumatura del display è buona in realtà. La definizione, sì, guardate qua la scritta, non è alta, i pixel si vedono, 1024 scusate per 600 pixel. Ma non è che renda così male in realtà. Abbiamo visto tablet molto peggiori. Ruotiamo. Sì, abbiamo sbagliato qualcosa. No, ok. Freno. E telecamera. Specchietti attivi. Vi lascio il volume abbastanza alto, così potete apprezzare l'audio. Vi dico che la cassa fa vibrare tutto il tablet. Partiamo. Sentite com'è pieno l'audio. Tanti poligoni da animare nonostante la bassa definizione. Ok, usciamo così in modo drastico e vi dico che il gioco, come avrete visto, non va fluidissimo, il frame rate, non è molto alto, ma comunque rimane giocabile. Quindi un processore dual core MediaTek in questo caso riesce a far girare un gioco molto pesante con un buon livello di dettagli, grazie proprio a quella definizione che abbiamo tanto denigrato poco fa per il display, perché non sono tanti i pixel da muovere, quindi si può anche giocare con questo tablet. Parliamo ora un po' di personalizzazioni software. Avete visto le icone cambiate, vi faccio vedere anche nel drawer. Sono poche le app preinstallate, abbiamo questo per gli aggiornamenti OTA, un lettore di ebook che si chiama Menestrello e poi sono quelle che troviamo su tutti i MediaTek fondamentalmente, le applicazioni non sono qui. Ecore non ha personalizzato nulla. Andiamo nelle impostazioni, vedete come è anche personalizzato a livello di interfaccia la impostazioni. Qui la versione di Android 4.2.2 e voce di questi giorni che anche i MediaTek potrebbero essere aggiornati ad Android 4.4, e questa è davvero una bella notizia.
notizia, non vediamo l'ora di provare dei MediaTek aggiornati all'ultima versione di Android. Vi faccio vedere intanto la memoria disponibile, come è formattata e come vi sia la possibilità di impostare come predefinita la scheda SD. Io ho messo una SD da ben 64 GB per poter scaricare Real Racing, che non ci sarebbe stato nei 4 GB di memoria del dispositivo, divisi comunque tra archivio USB e archivio interno. E quindi gran bella cosa quello di poter impostare come predefinita la SD. Qui potete vedere anche la possibilità della di collegare una chiavetta tramite USB on the go. Per quanto riguarda le altre impostazioni software, non abbiamo molte impostazioni, quelle classiche dei MediaTek, come quelle generali per i profili audio, queste le impostazioni del display, con la possibilità di scegliere un tema, un colore del tema. Adesso ho cambiato cliccando, avete visto come è reattivo il touch? Ho appena sfiorato il display e lui ha cambiato subito. E qui la possibilità di impostare anche il tema classico di Android. Andiamo a provarlo in diretta, in realtà non lo proviamo perché vedo le scritte cinesi e ho paura che poi non ci capiremo più nulla. E la visualizzazione wireless per il Miracast, insomma, completa la parte impostazioni di questo tablet. Ma non possiamo non menzionare l'ottima gestione dual SIM, come potete vedere, classica di tutti i MediaTek. E qui Ecore non mette praticamente mano, questa è la personalizzazione che troviamo dalla casa da cui viene importato questo tablet. Parliamo ora di parte musicale, andiamo ad ascoltare la nostra canzone di test. Qui avete visto anche qualche scritta in cinese. Riniziamo. Allora, l'audio rispecchia comunque una buona qualità, certo ci sono audio migliori, ma comunque il suono è abbastanza corposo, ma nel caso del lettore musicale il volume non è molto alto come abbiamo visto nei giochi precedentemente, probabilmente è fatto apposta per evitare che l'altoparlante distorca più di tanto il suono. Siamo dunque arrivati alle conclusioni per questo Ecore Pike 7 3G. Cosa dire quindi? Un tablet che nel complesso funziona bene, funziona forse meglio come telefono che come tablet, perché la parte telefonica e la gestione dual SIM è davvero ottima, purtroppo perde nel display, che è quello che è un po' il core del tablet, ma il fatto di avere un display comunque non molto definito, avremmo preferito comunque dei colori migliori, ma la definizione fa sì che tutto si muova davvero bene a livello di UI, di interfaccia, a livello di gestione SMS, di gestione del browser. Il browser che con i suoi tempi funziona bene, ottima la gestione email, buona la parte audio. Sorvoliamo sulla parte fotocamera, perché tra l'altro non è neanche così importante su un tablet, e qui siamo a livelli davvero bassi. Parliamo di prezzo, sono 120 euro quelli richiesti da Ecore. Sinceramente ci sembrano un pochettino troppi per un tablet che non ha comunque una grande autonomia, nonostante abbia i pregi precedentemente elencati. Abbiamo comunque delle carenze a livello soprattutto di display, che per un tablet è importante. Avremmo trovato più giusto un prezzo probabilmente al di sotto dei 100 euro per comunque un dispositivo che svolge il suo lavoro abbastanza bene. Per questa recensione è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.